Progetto Car Detailing 1411, Volkswagen Maggiolino Deep Black metallizzato. Eccolo qua, un nuovo progetto di Car Detailing che andiamo a presentarvi. Volkswagen Maggiolino, classe 2016, con più di 260.000 km alle spalle. Andremo a fare qua un vero e proprio full detailing esterno e soprattutto interno. Andremo a curare anche la parte dei cerchi, dove li smonteremo e faremo per bene le pinze, il passaruota e l'interno del cerchio. E poi, come vi ho detto, l'interno, dove andremo a cambiare filtro dell'aria e filtro abitacolo. Andremo a pulire completamente i sedili e tutta la tappezzeria interna, il sottocielo, insomma ci sarà veramente un gran lavoro da fare. Adesso dobbiamo cominciare con il lavaggio, che è il primo step, e poi vedremo cosa ci riserverà questa signorina, che la riporteremo in uno stato di eccellenza assoluta. Accendiamo il sipario. Ok, andiamo intanto a osservare questa bambina. Allora, ho già provveduto a misurarla, praticamente tranne alcuni punti come il tetto e il portello posteriore, tutto il resto della macchina è riverniciato, oltre che accorgersene ovviamente tramite l'ausilio delle luci. Lo spessimetro, vedete, ci aiuta tantissimo. Calcolate che di verniciatura originale si parla quando individuiamo generalmente questi spessori qua, vedete? Ok, quando vediamo invece degli spessori che viaggiano su queste cifre qua in su, capiamo bene che l'auto è riverniciata, il che non è un male. Dall'altro è chiaro che non possiamo andare in correzione a livello di lucidatura, perché per capire quando si effettua una correzione bisogna sempre fare questo test qua, vedete? Misuriamo l'interno, vedete 93, qua per esempio abbiamo 123, quindi questi 30 micron sono quelli che sono necessari di lucidatura del trasparente. Generalmente gli interni delle auto sono verniciate con un trasparente più leggero, quindi capiamo che prima di arrivare a togliere completamente il trasparente siamo sicuri che abbiamo 30 micron di spessore. Generalmente questo è il test che si fa. Quando ne troviamo come qua 346, non è che abbiamo 300 micron di spessore, perché qua abbiamo molte altre componenti come l'isolante, eventuali stucchi, la base del colore più le mani del trasparente, che sono molto più pesanti rispetto alla verniciatura originale. Quindi la lucidatura che possiamo fare sarà solo ed esclusivamente conservativa per quanto riguarda le parti verniciate. Andremo a correggere invece le parti quelle originali e installeremo la nanotecnologia su tutta la carrozzeria. È chiaro che i difetti originari della verniciatura non li possiamo rimuovere, però sicuramente ridoneremo un effetto migliore all'auto. Poi, per quanto riguarda invece gli interni, come vi avevo detto, andremo a fare un vero e proprio lavoro di detailing, quindi andremo a smontare i sedili. Qua purtroppo vedremo come poterlo quantomeno non evitare che vada il taglio a deteriorarsi ancora di più. Quindi una volta smontati i sedili andremo anche a toglierci di mezzo loro, in modo che avremo tutto il tunnel centrale completamente libero per poterlo pulire. Anche per l'interno del vano baule vedremo cosa potremmo fare. Quindi insomma, ragazzi, come avevo detto prima del lavaggio, il lavoro da fare sarà enorme, però sono sicuro che questa signorina avrà nuova vita dopo il nostro trattamento.
Adesso, con l'ausilio dei nostri potentissimi mezzi tecnici, in un attimo cambieremo la scenografia. Voilà! Come ultimo processo della sanificazione andremo a cambiare il filtro dell'aria, che andiamo a scoprire in che stato è. Ho visto che l'ultima volta è stato cambiato nel 2021, quindi vedremo un po', lo andremo a sostituire, così come anche il filtro dell'abitacolo, in modo che avremo una sanificazione pressoché eccellente. Allora, adesso che abbiamo completato la lucidatura e la sanificazione degli interni, siamo pronti per installare la nanotecnologia
su tutta la carrozzeria, sui vetri, sui cerchi, insomma dappertutto. Quindi la installeremo sulla carrozzeria in un doppio strato, quindi andremo nella prima fase a installare un nano di tipo fisico, vale a dire quello che tenderà ad essere più duro, quello che permetterà di avere un maggiore effetto gloss di brillantezza all'auto e quello che permette agli agenti chimici, le contaminazioni, di attaccarsi meno alla carrozzeria. Il secondo strato sarà di natura chimica e sarà quello più scenico, fra virgolette, quello in cui l'acqua tenderà a spaccarsi, quindi aprirsi, a vedere le classiche goccioline, quindi l'effetto che poi alla fine piace di più della nanotecnologia e quello che poi va sapientemente mantenuto. Quanto riguarda invece i cristalli, utilizzeremo un nanotech idoneo ovviamente per quella tipologia di materiale lì. Andremo a curare poi anche successivamente tutte le guarnizioni. Mi ci vorranno 3 anni per rimettere le scritte Maggiolino sul dietro, ma quello è un altro discorso. Però è chiaro che, come vi ho sempre detto, andare a lucidare e trattare con le scritte montate è un lavoro che mal si addice, quindi dobbiamo necessitare di un'operazione del genere, altrimenti si mette la scritta nuova, qualora magari si è impossibilitati nel recuperarla. Tradotto, dopo tutti questi discorsi, dobbiamo metterci al lavoro. Eccoci qua, finalmente insieme per commentare questo bellissimo progetto. Un full detailing, quindi interni ed esterni. Ci siamo occupati di esaltare ogni singolo centimetro dell'auto. È chiaro che, come vi avevo detto all'origine, certi difetti purtroppo per andarli a risolvere occorrerebbe o un intervento di carrozzeria tradizionale per gli esterni o magari di ripristino interni tramite tappezzeria per quanto riguarda gli interni. Però è chiaro che abbiamo riportato a una percentuale estetica di altissimo valore questo mezzo, che adesso sì, a primo colpo d'occhio, anche un'analisi discretamente approfondita, notano come adesso il nero metallizzato della carrozzeria è esaltato, i cerchi finalmente hanno quantomeno più un senso anziché vedere tutti gli scalini, gli interni puliti, i filtri cambiati, quindi già quando si entra dentro, purtroppo magari questo la tecnologia ancora non me lo fa permettere, però sentiamo gli interni che già al tatto abbiamo il sedile morbido,
pulito e semplicemente anche profumato. E qui a maggior ragione tengo nuovamente a precisare come il car detailing si adatta ad ogni tipologia di auto, dall'auto più semplice fino alla supercar, non solo supercar come magari si vede spesso. È chiaro che magari il budget generalmente da investire su quella tipologia di mezzi è più alto, però vedete magari anche un mezzo di quasi 7 anni con magari 240.000 km, che per un diesel ben mantenuto non sono niente, l'abbiamo riportato a una condizione diciamo quasi al pari di un'auto appena uscita di concessionario. Poi ripeto, ha dei difetti che ovviamente quelli per andare a ripristinare occorreva altro, però il senso è in questo caso donare un colpo d'occhio estremamente fantastico. Io quindi vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Da Valerio Cordoni, responsabile del Dipartimento Car Detailing della Carrozzeria Labronica, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!